Buon pomeriggio, benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale che apriamo andando a Teramo, perché il comune ha un bilancio passivo di meno 15 milioni di euro ed è necessario intervenire con rimedi opportuni. Lo afferma la Corte dei Conti, che in una delibera richiama l'ente teramano a sanare il prima possibile quello che è un vero e proprio squilibrio finanziario, il servizio di Italia Bonnici Castelli. La Corte dei Conti lancia l'allarme sui conti in rosso del Comune di Teramo. La sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, dopo un attento monitoraggio con riferimento al periodo gennaio-agosto 2017, ha evidenziato per il Comune di Teramo un disequilibrio di cassa pari a meno 15,2 milioni di euro, corrispondente al 42% delle riscossioni di parte corrente. Il Collegio della Corte dei Conti sottolinea che il verificarsi di un deficit di cassa è uno dei principali indicatori di squilibrio finanziario, per il quale devono essere analizzate le cause e trovati gli opportuni rimedi. Cos'è che non va nei conti del Comune di Teramo? Ma è l'anticipazione di tesoreria, che è un problema noto e ovviamente ha raggiunto un livello di guardia da monitorare, sul quale occorre fare adesso delle azioni straordinarie per ridurla drasticamente e per evitare che l'impatto degli oneri finanziari connessi poi ovviamente vada a incidere anche sulla spesa corrente. Ma in parole semplici, non abbiamo più soldi? Non è che non abbiamo più soldi, è una facoltà che viene concessa agli enti locali. Buona parte degli enti locali purtroppo è in questa condizione, cioè nel momento in cui c'è una discrasia tra le entrate e le spese, il comune ha la facoltà di potersi ovviamente approvvigionare presso il proprio tesoriere, che nel caso di specie è l'ex Banca Terca, Sorgi Popolare di Bari. Ma costerà questo? Ovviamente, mentre fino a 2 anni fa la convenzione di tesoreria che avevamo sottoscritto era una convenzione particolarmente favorevole, perché prevedeva un Euribor molto basso, prossimo allo zero, quindi sostanzialmente noi utilizzavamo denari senza corrispondere alcunché. Adesso, con l'aggiudicazione della tesoreria, la Tercas ha applicato una percentuale, un tasso del 4%, con un costo del servizio di 40.000 euro, ragion per cui il costo ovviamente è sensibilmente maggiore. Chi è che non vi paga? Ma non ci paga soprattutto gli enti sovraordinati. Noi abbiamo 15 milioni di euro da incassare tra Ruzzo, circa 4 milioni di euro, poi abbiamo la Regione, abbiamo anche dei soldi ministeriali. Ruzzo, Regione, ma anche Team? Anche Team, ma la Team riguarda soprattutto il problema degli incassi. Questo è un tema, diciamo, annoso anche questo. Abbiamo un'importante somma da introitare dai cittadini relativa alle tariffe, ma quello purtroppo è un problema che risiede soprattutto nel fatto che la tariffa oggi verosimilmente deve essere ancora contenuta. Il Movimento 5 Stelle di Teramo, considerando gravissima la situazione finanziaria del Comune, chiede che sia convocato immediatamente un Consiglio Comunale straordinario affinché si provveda, secondo le indicazioni fornite dalla Corte dei Conti, all'adozione di interventi urgenti. Cronaca adesso: un uomo di 62 anni di Pescina, in provincia dell'Aquila, è stato trovato senza vita questa mattina in un capannone situato nella zona nord di Avezzano. L'uomo sembrerebbe essersi tolto la vita appendendosi con una corda legata al collo alla portiera di un autocarro. La scoperta è stata fatta da alcuni operai, che hanno dato subito l'allarme alla polizia e al 118. Sulle cause del gesto indagano gli agenti del commissariato di Avezzano. Presentato oggi a Pescara il piano Export Sud, che sarà realizzato dall'Istituto Nazionale per il Commercio Estero in collaborazione con la Regione Abruzzo e coordinato dal Centro Estero Abruzzo. Il piano di lavoro pluriennale, che prevede una dotazione finanziaria pari a 6 milioni e 600 mila euro per le regioni in transizione Abruzzo, Molise e Sardegna, è volto alla promozione e formazione delle imprese in svariati settori economici. Il servizio di Paolo Renzetti. Presidente Becci, arrivano fondi europei per l'internazionalizzazione delle imprese abruzzesi. Benvengano i fondi europei, sì, è un piano di 4 anni con un impegno di spesa di 6 milioni e 600 mila euro, con la possibilità di essere incrementato su un tema che è quello dell'internazionalizzazione, dove il sistema camerale siamo particolarmente attenti, perché sappiamo benissimo che oggi i più che il nostro PIL sta presentando molto è dovuto all'export.
finalmente c'è una sensibilità e c'è un'attenzione particolare, perché il mondo delle imprese che guarda all'export si sta sempre di più allargando, molte piccole imprese stanno cercando nuovi mercati. Il nostro compito, quello del sistema camerale italiano, quello in particolare oggi, quello del centro estero delle quattro camere di commercio abruzzesi, è di guardare i mercati internazionali. Questo ossigeno, questo segnale finalmente assolutamente positivo ci fa guardare sicuramente con più ottimismo il futuro. Oggi viene presentato il nuovo piano per l'Export Sud, che viene curato da LICE, l'Istituto per il Commercio Estero, già da alcuni anni per le regioni del Sud. Da quest'anno, su iniziativa delle altre regioni, quelle cosiddette in transizione, l'Abruzzo, il Molise e la Sardegna, questo progetto viene esteso anche a queste tre regioni per andare a promuovere i prodotti nell'internazionalizzazione su determinati mercati che hanno dato una risposta importante per le aziende italiane, quindi riuscire ad inserire le aziende abruzzesi in questo contesto, come compartecipando a delle fiere, finanziando dei B2B, degli incoming, degli showroom e anche facendo un'attività di formazione all'interno delle aziende con un export manager che le affianca in questo importante compito di internazionalizzazione. Ci spostiamo all'Aquila adesso, liste di attesa lunghissime, impossibile fare logopedia in ospedale dopo un ictus molto grave. La denuncia del marito, paghiamo privatamente, ma la nostra battaglia non finirà qui. Il servizio di Daniela Rosone. Le mille spine della sanità pubblica, se puoi pagarti dei servizi li hai subito, altrimenti sei abbandonato al tuo triste destino. Le lunghe liste di attesa della sanità pubblica spesso scoraggiano e sempre più spesso i cittadini si rivolgono altrove, ma non è giusto. Certo, chi può permetterselo, sia chiaro. Oggi vi raccontiamo la storia di una nostra telespettatrice. In primavera la donna aquilana ha un ictus. Dopo una lunga degenza passata da rianimazione, neurologia e riabilitazione all'Aquila, a fine giugno torna a casa con la prescrizione di riabilitazione motoria e logopedia. Ma qui sorge il problema. I logopedisti all'ospedale dell'Aquila sono pochi e non riescono a soddisfare tutte le richieste, le risposte tutte negative. Allora perché, ci chiediamo, viene prescritta dall'ospedale la logopedia se poi già si sa che il logo non si potrà fare, a meno che si possano attendere anni per avere un appuntamento seguendo le liste di attesa? Logopedia a pagamento, questa è la soluzione e passa la paura, 35 euro a seduta. Logopedia, chiariamolo bene, assolutamente necessaria, in quanto l'ictus ha fortemente danneggiato le corde vocali alla signora e ogni tentativo di deglutizione provoca soffocamento. Le risposte date al marito sulle liste d'attesa? Un problema tutto italiano. Ovviamente nessuna polemica rispetto agli operatori, sempre solerti e gentilissimi, ma è il sistema che non va. Una battaglia che ci sentiamo di sostenere, anche perché, annunciano questi telespettatori, non finirà così. Presentato a Francavilla il progetto Abruzzo Include, si tratta di tirocini extracurriculari per soggetti svantaggiati, interventi di inclusione sociale, anche lavorativa, rivolte a persone con disabilità, over 45, donne vittime di violenza, persone uscite dalla dipendenza, ex detenuti, immigrati senza fissa dimora e persone in situazione di difficoltà economica certificata. L'iniziativa è stata illustrata dall'assessore regionale Marinella Sclocco. Contrasto alla povertà e all'esclusione sociale va in questa direzione, questa importante iniziativa, assessore Sclocco? Sì, quest'anno abbiamo anche aumentato i fondi, perché da 3 milioni e 2 siamo passati a 3 milioni e 6, consentendo quindi a 600 cittadini abruzzesi che sono esclusi completamente dalla vita sociale e soprattutto dalla vita lavorativa possano avere un'opportunità. Abbiamo anche aumentato quindi anche il numero dei mesi in cui potranno fare il tirocinio, perché da 6 mesi potranno farne 12, aumentando quindi la possibilità di poter essere poi impiegati a tempo determinato o indeterminato. Abbiamo 80 tirocini extracurriculari in partenariato con il comune di Chieti e il comune di Guardia Grele, Francavilla capofila, e abbiamo un partenariato ampio, che è poi la forza di questo progetto, ma proprio dell'iniziativa regionale, un partenariato pubblico-privato, dove all'interno abbiamo agenzie per il lavoro, enti di formazione, enti datoriali e soprattutto organismi del terzo settore, quindi cooperative di tipo B e associazioni.
Questa è la forza di questo progetto, al di là appunto dell'inclusione sociolavorativa che è importantissima, Abruzzo Include ci consente per la seconda volta di sperimentare dei partenariati pubblico-privati che a mio avviso hanno proprio l'obiettivo di diventare, di autosostenersi nel tempo, quindi non più una mera logica di assistenzialismo, ma modelli proprio di organizzazione e gestione che ci possano consentire nel tempo di creare proprio dei meccanismi virtuosi di sostegno all'inclusione. Ci rivolgiamo a soggetti svantaggiati, molte volte proprio caratterizzati da un doppio svantaggio, quindi non solo povertà certificata, ma tutti i soggetti, i nuovi ingressi, quindi gli immigrati, tutte le persone che vengono da un'esperienza di dipendenza, quindi ex tossicodipendenti, ex alcolisti, ma anche ex detenuti, donne vittime di violenza, senza tetto. Questo è il panorama a cui ci rivolgiamo e siamo convinti che, come nella prima esperienza, anche in questo caso avremo una percentuale di successo importante. Andiamo a Chieti adesso, perché questa mattina sono stati illustrati dal sindaco Umberto Di Primio i lavori di completamento del nuovo tunnel pedonale ai piedi della Scala Mobile. Vediamo. Prima una cattiva progettazione, poi il fallimento e poi la necessità di reperire fondi ha fatto rischiare che quest'opera non potesse completarsi. Adesso abbiamo possibilità di farlo, abbiamo fondi regionali e fondi comunali per realizzare quest'opera, abbiamo 450.000 euro circa da investire per il completamento del tunnel che collegherà il parcheggio di Via Gran Sasso alla parte alta della città, a Largo Barbella, ma voglio però significare come questo è soltanto uno degli elementi del sistema della sosta e della mobilità sia pedonale che veicolare che noi abbiamo disegnato e immaginato in questi anni, perché insieme al tunnel che verrà completato vi è il progetto di rifacimento del terminal bus nel quale noi ci troviamo, progetto finanziato con il master plan e affidato a TUA per l'attuazione, vi è il fondamentale, secondo me irrinunciabile progetto da portare avanti, che è quello del raddoppio del parcheggio di Via Gran Sasso per arrivare ai 400 posti auto, progetto finanziato all'interno del decreto periferie che la mia amministrazione ha intercettato con il governo nazionale, ma non dimentichiamo che vi è il rifacimento di Piazza San Giustino, che finalmente potrà essere consegnata alla città come un luogo non di parcheggio ma da vivere, e vi è ovviamente anche l'altro elemento fondamentale per l'arroccamento al centro storico, che è la Scala Mobile, che verrà rigenerata, deve essere rigenerata perché nel 2019 scadranno le certificazioni e quindi all'interno del decreto periferie c'è anche possibilità di finanziare la rigenerazione della Scala Mobile. Ecco, con tutto questo, con tutta questa serie di interventi sulle infrastrutture, io credo riusciremo per davvero a dare risposte non a un'opera incompiuta, ma a dare risposte alla mobilità e alla sosta che ci viene richiesta sul centro storico. 450.000 euro sono l'investimento complessivo per il rifacimento del tunnel, 6 mesi dalla prima settimana di novembre perché le opere siano riconsegnate alla città. Adesso, come ogni lunedì, apriamo la amplissima pagina di sport partendo dal Pescara, che sabato ha vinto al Cabassi di Carpi 1-0 in gol. Il match winner è stato Cristian Capone, che sarà assente contro il Cittadella perché è impegnato in nazionale. Andiamo ad ascoltare le sue parole dopo il gol decisivo di sabato. Sì, siamo contenti di essere tornati alla vittoria dopo 4 pareggi di fila. Sono contento per il gol, col Cittadella non ci sarò, un peccato, ma sono sicuro che la squadra farà bene. Quanto è importante questa vittoria per la squadra, per la classifica, per l'ambiente? Sì, sicuramente è una importantissima vittoria per noi, ci dà fiducia, ci dà coraggio per le prossime partite. Nel primo tempo è stata una partita equilibrata, poi grazie al cross del Sole, non di Koulibaly, ho fatto un bel taglio sul primo palo e sono riuscito a fare gol. Si può dire che nelle ultime 2 partite si è visto in campo un Pescara un po' meno zemaniano, avete concluso un po' meno in porta ma avete corso molti meno rischi rispetto al passato? Sì, sicuramente oggi rispetto alle altre gare abbiamo rischiato meno in fase difensiva, siamo contenti, ora sono sicuro che la squadra durante la settimana si allenerà bene per il Cittadella e farà un grande risultato. Ah, sono contento per il mio avvio, è ancora lungo il campionato,
devo e dobbiamo continuare così, perché l'importante è che la squadra riesce ad arrivare più in alto possibile. Questa vittoria può rappresentare una prima svolta del campionato. Dopo il successo con il Foggia c'erano stati questi pareggi, tra l'altro immeritati, perché avevate fatto molto di più delle formazioni avversarie. Ora questa vittoria, tra l'altro in trasferta, regala gran morale alla squadra in vista del prosieguo della stagione. Sì, è vero, come dici tu, dopo la prima partita col Foggia che avevamo vinto con 4 gol di scarto, sono arrivati questi 4 pareggi immeritati, però ci aiutano a crescere e oggi è arrivata una vittoria finalmente e ci dà molta fiducia. A livello tattico diciamo che dall'inizio a oggi stiamo continuando con lo stesso lavoro. Magari siamo più bravi a difendere, ci difendiamo meglio e questo ci porta come oggi a vincere la partita. Successo importante che avete festeggiato al 91esimo sotto il settore dei tifosi, questi tifosi che hanno sempre seguito la squadra in casa e in trasferta e che aspettavano questa vittoria. Sì, è vero, siamo contenti, siamo andati a esultare con i nostri tifosi che anche oggi erano in tantissimi e ci danno sempre grande sostegno e questa vittoria la dedichiamo anche a loro. Oggi è arrivato questo terzo gol, l'ultima battuta, ti sei posto un limite? Quanti gol cercherai di segnare? Hai pensato ad una cifra che sarebbe per te ideale in questa stagione, prima stagione in Serie B? Ma no, io penso fare bene ad aiutare la squadra, poi spero di fare più gol possibili in questa stagione, come hai detto te, la mia prima da professionista e niente, speriamo di continuare a segnare. Scendiamo in Serie C adesso, pareggio senza reti per il Teramo nel match interno contro la Fermana, finisce 0-0, vediamo il servizio della partita di Ania Cantagalli e poi a seguire le impressioni del tecnico biancorosso Antonino Asta. Un punto ed un carattere da salvare dopo il KO di Pordenone, ma il Teramo che non va oltre lo 0-0 contro la Fermana lascia il Bonolis con il dubbio di un gol, non gol di Tulli, e tanta pratica ancora da fare per essere più pericolosi in avanti. Asta conferma il Teramo delle ultime uscite come nelle attese, mentre dall'altra parte la sorpresa dal primo minuto è il grande ex della gara Marco Sansovini che parte titolare accanto a Lupoli al posto di Cremona. Sarà una prima frazione giocata soprattutto sul piano del carattere. Il Teramo protesta in avvio per un contatto dubbio in area con Ilari e Foggia che cadono a terra e con il direttore di gara che lascia proseguire. Sansovini, fischiato in occasione di ogni errore, prova la girata al volo dopo il quarto d'ora, ma Calore para senza problemi. Un minuto più tardi arriva l'occasione più nitida per i biancorossi. Tulli, da calcio di punizione, pennella un pallone che sembra destinato in rete, ma Valentini, con un grande intervento, riesce ad allontanare la sfera. Per la Terna la palla non ha varcato la linea, ma qualche dubbio resta. Senza Madio, ancora infortunato, De Grazia si carica di nuovo la squadra sulle spalle e prova spesso e volentieri il tiro dalla distanza, senza fortuna. La Fermana riesce di rado ad affacciarsi in avanti. Alla mezz'ora Calore preferisce mettere in angolo un tiro dalla distanza di Petrucci. Prima di rientrare negli spogliatoi c'è il tempo di vedere Tulli non inquadrare lo specchio della porta col mancino. Asta però non è soddisfatto della prova di Bascio del Racino, ancora sottotono. Al suo posto in avvio di ripresa c'è subito Barbuti per un 4-3-1-2 in cui tocca a Tulli a girare le spalle delle due punte centrali del Teramo. Il cambio modulo però dura giusto il tempo di vedere entrare al 12esimo alcuni dubbi settimanali di Asta, Sumaré e Graziano, al posto di Varas e di un Foggia già ammonito e non contento di uscire. La Fermana vede invece in avvio di secondo tempo Petrucci stare stabilmente in avanti dalle parti di Sansovini e di Lupoli. La gara del grande ex finisce tra i fischi al 23esimo per lasciare il campo un altro ex Teramo, Victor da Silva. Di occasioni però neanche l'ombra. L'ingresso in campo di Sumaré rivitalizza parzialmente i biancorossi ma non li rende mai davvero pericolosi in avanti. Per vedere la prima parata della ripresa di Valentini bisogna aspettare il 48esimo con un tiro da fuori area di Ventola innocuo. Il Teramo si prende quindi un punto buono per riprendere la marcia dopo il KO di Pordenone in una gara non gestita complessivamente bene dal direttore di gara, squadra che si siede invece ancora sui banchi di scuola per rendere il Bonolis quella tappa da sfruttare sempre al massimo nella corsa alla salvezza. Giovedì contro la Feral Pisalò ci sarà un nuovo esame. Giovedì c'è un'altra partita, giovedì un'altra, noi avremo adesso un trittico di squadre importanti, tra quelle che si giocheranno le prime posizioni, Feral Pisalò, Bassano e Padova. Noi in casa dobbiamo fare questo, quello che abbiamo fatto oggi, deve essere il nostro fortino, né un modo né l'altro, e oggi c'è stato questo, perché gli avversari fanno solo un tiro in porta che arrivavano da 3 vittorie, facendo tanti gol, 5, 3, 2 gol ad ogni partita, quindi vuol dire che davanti oggi
siamo stati molto bravi a, sia alla difesa, tutti accompagnati dai centrocampisti a raddoppiare, abbiamo dato veramente il minimo indispensabile e adesso pensiamo subito a Feralpisalò. Non è detto che possa cambiare, come vi dicevo anche in presentazione ieri della gara, anche in futuro sia il sistema di gioco e anche qualche giocatore, perché le tre partite ravvicinate devono anche far capire agli altri di avere spazio, ma una volta che hai spazio devi dimostrarlo. Scendiamo in Serie D. Ieri in campo le abruzzesi per la quinta giornata del girone di andata, è andata bene al Pineto che batte nettamente la Vis Pesaro per 2-1. Il servizio. Il più bel Pineto della stagione, nell'appuntamento in cui serviva davvero qualcosa di più. La squadra di Amalo batte l'ormai ex capolista Vis Pesaro, ma la prestazione della formazione biancazzurra va ben oltre il semplice 2-1 al termine dei 94 minuti. Perché dopo una settimana tribolata Amalo ridisegna la squadra con Gragnoli, supportato da Di Rocco, Mariani e Pezzotti. Esposito e Zara invece formano una diga che concederà poco o nulla all'attacco pesarese. Ma l'avvio della Vis è al Fulnicotone, perché dopo nemmeno 46 secondi e Baldazzi a spaventare il pubblico del Mariani Pavone con la sventola all'interno dell'area di rigore che scalda i guanti di Giachetta. Sarà solamente un episodio, perché il Pineto prende presto le redini della partita e passa al ridosso del quarto d'ora. Pezzotti da sinistra, pescato da Mariani, cesella il traversone che Gragnoli spaccata corregge alle spalle dell'incolpevole Marfella per l'1-0 di casa, che regala quelle certezze che stavolta il Pineto saprà conservare. Ancora Pezzotti, vero tormento per Ficola sulla fascia sinistra, prova a mettersi in proprio al 24esimo con la punizione alta dalla distanza. Della Visse, del suo attacco atomico neppure l'ombra, i marchigiani faticano a reggere i ritmi forsennati della mediana di casa e quando si vedono, come alla mezz'ora, è solo con i calci piazzati. Nella circostanza Radi pesca la testa imprecisa, ma non di molto, di Caccioli. La superiorità del Pineto però si manifesta a ridosso dell'intervallo. Gran parte del merito è di Nicolas Zane, caparbio al limite dall'area di rigore fino alla conclusione sporcata che diventa un assist ancora per Gragnoli. Bordata all'incrocio dei pali, 2-0 che manda le due squadre a riposo e legittima una supremazia netta dei biancoazzurri. La ripresa vede la reazione dei biancorossi, anche se il Pineto non va mai in clamorosa difficoltà. Ancora Baldazzi trova la spizzata di un Olcese molto in ombra prima della punizione, minuto 57, che invece Radi trasforma nella rete che dimezza lo svantaggio. Il mancino del numero 19 infatti elude la folta barriera e batte Giachetta. A questo punto l'11 di Riolfo prova ad alzare il ritmo, mette dentro Cruz per Buonocunto. Amalo risponde con Battista per un esausto di Rocco, ma accadrà poco nulla, perché il possesso di palla pesarese non produrrà chissà quale occasioni per il pareggio. Al minuto 82 ci prova Ficola col mancino, pallone alto. Nei minuti conclusivi Amalo si mette a 5 dietro inserendo Orlando per Gragnoli e la linea tiene senza particolari patemi fino al triplice fischio. Vince il Pineto dunque per 2-1, scacciando i fantasmi di una settimana da mettersi presto alle spalle, con il successo che fa salire i biancoazzurri a quota 6 punti. Vetta perduta invece per la Vis Pesaro, che al Mariani Pavone è sembrata incappare proprio in una giornata da dimenticare. Vittoria anche per la Vastese. All'Aragona la squadra di Colavitto piega la Jesina per 2-1. Vediamo il servizio. Dopo due sconfitte di fila la Vastese torna a sorridere grazie al successo ottenuto allo stadio Aragona a spese della Jesina. Vittoria doveva essere, vittoria è stata per gli abruzzesi che con una rete per tempo hanno superato gli ostici marchigiani che hanno fatto poco per pareggiare almeno la gara dopo il gol del 2-1. Gara condotta, bisogna dirlo, per larghi tratti dagli abruzzesi che hanno così brindato al secondo successo della stagione. Colavitto con problemi di abbondanza può schierare la miglior formazione, 11 titolari anche per i marchigiani. Fra le note positive di questo avvio di stagione, si comincia di fronte ad 800 spettatori con una cinquantina di sostenitori ospiti. Prima emozione al 12esimo con un tiro a giro di Margarita che finisce al lato, con Camerlengo comunque sulla traiettoria. I primi minuti sono comunque equilibrati, con la risposta locale affidata al 15esimo a Leonetti, che in area da posizione propizia non inquadra lo specchio della porta ospite. Leonetti ci riprova al 21esimo con una conclusione ancora fuori misura. La squadra abruzzese con il trascorrere dei minuti spinge sempre con maggiore frequenza e con la bella rovesciata in area ancora di Lonetti, che alla mezz'ora avrebbe meritato miglior fortuna dopo un bel cross di Nicola Fiore.
Leonetti, sempre lui, ci prova anche al 22esimo, ma la sua conclusione è respinta da Tavoni prima del tap-in vincente mancato da Cristaldi. La formazione di casa meriterebbe il vantaggio per quanto prodotto con la Jesina, che si rivede solo al 42esimo con una punizione di Anconetani parata a terra da Camerlengo. Ancora Vastesi invece al 43esimo con il colpo di testa di Bagaglini, che manca di un soffio il bersaglio grosso, che viene invece centrato in pieno al 46esimo da Stivaletta, che di piatto su punizione di Fiore supera Tavoni per il meritato 1-0 con cui si conclude il primo tempo. Nella ripresa al terzo si vede subito Leonetti che in area marchigiana chiama in causa Tavoni. Poi una lunga fase di equilibrio con le due squadre a fronteggiarsi soprattutto a centrocampo prima del raddoppio di Leonetti al 22esimo, che a porta vuota non sbaglia per il 2-0, che però dura pochi minuti visto che al 26esimo gli ospiti con Giorni su punizione si rifanno sotto. La Jesina ci crede, al 28esimo è Trudo con un tiro cross a sfiorare il pari. La gara si infiamma con Cristaldi che poi al 29esimo in area tira le stelle. Clamorosa a dir poco l'occasione fallita però al 36esimo da Leonetti, che tutto solo davanti a Tavoni si fa respingere in angolo la sua conclusione. Le squadre si allungano e la Jesina al 38esimo manca una buona opportunità con Pier Andrei. Il finale di gara vede i prevedibili assalti ospiti con gli aragonesi, che tengono conquistando così i tre punti dall'inestimabile valore. Sconfitta invece per il Francavilla, i giallorossi escono battuti 0-2 dal nuovo Romagnoli di Campobasso. Vittoria sofferta per il Campobasso, ma assolutamente meritata. 2-0 al Selvapiana contro il Francavilla e leadership momentanea del girone F di Serie D a quota 13 punti. Ottima la gara degli uomini di Mister Foglia Manzillo, che battono una delle migliori squadre del raggruppamento. Da segnalare incidenti tra le tifoserie all'uscita dallo stadio. Andiamo alla cronaca del match. Fase di studio iniziale 3-5-2 per Foglia Manzillo, 4-3-3 per il Francavilla con Galli terminale offensivo. Il match fatica a decollare, 12esimo per il primo brivido, cross dalla sinistra di San Severino, buco centrale, risolve Bolzan anche con un pizzico di fortuna. La risposta del Campobasso non si fa attendere, 14esimo Ribeiro scappa sulla destra, scarico per Vecchione, Amenta chiude regolarmente per De Tommaso di Rieti, poi D'Agostino va con deviazione in corner, in questo caso tenue proteste di casa. 28esimo il piazzato di Palumbo, ottimo il tiro del giocatore giallorosso, sfera a lato, grande equilibrio, poche emozioni, difese davvero precise. 32esimo traversone dalla sinistra, Landi in uscita sui piedi di Molenda, conclusione secca, il portiere rossoblù è bravo però a ripiazzarsi e chiudere in corner. Compatti i giallorossi di Temelin, allenatore in seconda, Iervese è squalificato e siede in tribuna. 39esimo D'Agostino, serie di finte, cross morbido per Gurma che colpisce di testa senza trovare lo specchio. Finale di tempo a Selvapiana, pioggia copiosa. Sotto il diluvio parte la ripresa. Terzo sguscia via Micciche, ingresso in area, sinistro sul primo palo, Landi controlla in ritardo la copertura difensiva dei giocatori di casa. Problema fisico per Del Duca, il centrale è costretto a lasciare il campo, al suo posto dentro l'Agnena. 11esimo rischia proprio il neo entrato l'Agnena, cicca la sfera, Landi però è reattivo e anticipa Galli. Nel miglior momento del Francavilla il lupo colpisce. 12esimo D'Agostino apre per Ribeiro, cross morbido sul secondo palo, Gurma incrocia di testa 1-0. Primo centro stagionale per l'Ariete. Nel replay ancora una volta lo stacco di testa che vale l'1-0. Il Campobasso subito raddoppia, 19esimo ed è Eurogol di giornata. Dai 30 metri D'Agostino decide di chiudere il match. Bolide assurdo, sfera sotto la traversa per il raddoppio del Campobasso. Anche qui il replay assolutamente meritato per l'uomo in più del Campobasso in questo avvio di stagione. Poi staffetta consueta. Sorrentino per Vecchione, esce anche un applauditissimo Gurma dentro in Gretolli. Nel finale non succede praticamente nulla, solo al 34esimo colpo di testa di Palumbo per il Francavilla, ancora Landi respinge ma il gioco era fermo per fuorigioco. Dunque testa della classifica per il Campobasso, pronto al derby del Civitelle con l'Agnonese, si giocherà fra una settimana ma prima la gara di Coppa Italia.
E questo era anche il nostro ultimo servizio. Vi ricordo gli appuntamenti con il TG6 il prossimo questa sera alle ore 19. È tutto, buon proseguimento di giornata.